Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Just Drive. Oggi per me è un grandissimo onore portarvi sul canale la Maserati Gran Turismo MC. Ragazzi, mi sono seduto un attimo vicino alla macchina perché voglio dire alcune cose prima di iniziare con la solita recensione. E quello che volevo dire è che questa non vuole essere la solita recensione, anzi questo video vuole anche essere un tributo a questa vettura. Vettura che, come sapete, è stata concepita comunque nel 2007 e ha terminato la sua produzione nella fine del 2019. Quindi questa vettura non è più in produzione. Secondo me è un grandissimo peccato e spero che Maserati in futuro farà una vettura di questo tipo, e credo che tutti gli appassionati lo sperano. Una cosa che voglio subito dire, che non ho mai detto per nessun'altra auto nei miei video, quindi andate a controllare se non ci credete, è che parlando con gli appassionati non ho mai sentito nessuno dire qualcosa di negativo per quanto riguarda perlomeno l'estetica di questa vettura. Infatti a tutte le persone con cui ho parlato, a cui ho mandato le foto della macchina, hanno detto: mamma mia, è stupenda, è bellissima. Cosa che non succede con tutte le macchine. Infatti a volte parliamo magari di supercar, di altre macchine eccetera, e uno dice: no, questa non mi piace. Nessuno mi ha mai detto questa non mi piace quando parliamo della Maserati Gran Turismo. Infatti secondo me è proprio una bellezza senza tempo. Pure oggi nel 2020 sì, hanno fatto degli accorgimenti stilistici nel corso della sua vita, però la macchina rimane quella. Guardate che linea, ha una linea meravigliosa. La cosa che mi ha lasciato proprio a bocca aperta in questi 10 giorni di prova è stata non tanto andare forte con la macchina, perché ovviamente sì, va forte, ma è stato, sapete la definizione orchestra su ruote? Io ho sempre sentito questa definizione leggendo Top Gear o magari dei giornali, e ho sempre pensato che fosse un bel modo di dire una bella macchina che suona bene. Ma perché orchestra su ruote questa macchina? Secondo me lì si addice proprio perché non è semplicemente una macchina che fa casino. Non è, sapete, prendete un V8 aspirato, ci mettete uno scarico dritto, qualsiasi macchina fa casino. In realtà quando guidate questa vettura si sente proprio lo studio che è stato fatto per avere questo sound Maserati. E dico proprio sound Maserati perché è un sound che si distingue. È fantastico il fatto che, vi faccio degli esempi, dato che l'ho guidata un bel po' e ho avuto modo di provare, di percepire queste sensazioni. Quando andate piano in città, tasto sport, si apre la valvola, appoggiate il piede sul gas a 2000 giri e si sentite questo boato incredibile che rimbomba contro contro il cemento quando vi spostate tra la città, e si ha questo rumore proprio che vi avvolge, no? Questo suono che vi avvolge. Se poi voi continuate senza affondare il gas, ma schiacciate piano piano, fate salire i giri e sentite proprio bene come cambia la tonalità del sound della macchina. Poi quando arrivate a 4.500, 5.000, la affondate sul gas, la voce proprio cambia, sentite un suono più acuto, molto meno basso, meno grave, e sentite proprio che la macchina sta urlando. E mi sono divertito molto con la macchina, oltre che a guidarla, ma semplicemente a giocare con il pedale del gas per andare proprio a suonare la macchina come se fosse uno strumento, no? So che non si dice suonare la macchina, però proprio la facevo suonare andando a cercare proprio dei suoni diversi che va a produrre. Questa è la cosa che vi volevo dire, appunto una macchina con una bellezza senza tempo e un sound eccezionale. Tranquilli, mi sono appoggiato con cautela, non ho niente che possa rigare la macchina.
Allora, non voglio fare il solito giro in cui vi faccio vedere ogni singolo dettaglio, in quanto la macchina già la conoscete. Vi voglio dire alcune cose della vettura dal punto di vista stilistico. Uno, vi ho già detto che io la trovo meravigliosa sotto ogni angolo. Due, il colore è grigio lava, è un colore optional da oltre 9.000 euro, un grigio metallizzato. Adesso con questa inquadratura ci sono le nuvole, non rende al massimo, ma sotto il sole brilla in un modo magnifico e secondo me si addice perfettamente ad un'auto come questa, che è sia elegante che sportiva. Allestimento MC, quindi possiamo vedere la presa d'aria anche centrale sul cofano, cofano che sotto è tutto rivestito in fibra di carbonio che ritroviamo sullo splitter anteriore, sulle maniglie, sugli specchi. Internamente c'è tanta fibra di carbonio e anche sullo spoiler posteriore. I cerchi sono da 20 sia davanti che dietro in nero lucido. I freni, ovviamente abbiamo dei freni molto importanti nelle dimensioni, in quanto la macchina in ordine di marcia pesa quasi 2000 kg, non poco, però ovviamente è una macchina lunga 4,90 m, larga quasi 2, quindi ci vuole un freno di un certo tipo. Poi ovviamente c'è un bel V8 bello pesante, quindi la macchina non è leggera, va molto forte e ci vuole un freno molto potente. Come vi ho detto, voglio farla molto breve per quanto riguarda gli esterni. Adesso saliamo a bordo e andiamo a vedere come si comporta. Ok, chiudiamo un attimo il finestrino, chiudiamo anche la valvola, se no non mi sentite. Ragazzi, parlo subito del motore, in quanto è la cosa che veramente contraddistingue questa vettura. Motore, come sapete già, immagino, V8 Ferrari 4007, rigorosamente aspirato, che produce 460 cavalli e 520 Newton metro di coppia. Allora, come va questo motore? Per l'utilizzo in normal, utilizzo quotidiano quando non volete spingere, il motore va via facilmente, quasi vi dimenticate di quanto sia potente, in quanto quando appoggiate il piede sul gas non avete una risposta brusca. Appoggiate i piedi sul gas e la macchina va via tranquillamente. Quando la settate in normal con il cambio in drive potete stare tranquilli e va via veramente liscia come l'olio, diciamo, perfetta appunto per i lunghi viaggi. Invece quando andate a metterla in sport con il cambio in sport e andate poi a dare un certo tipo di pressione sul pedale del gas, andate poi quindi a svegliare la bestia sotto il cofano e sentite tutte le sue urla. Prestazioni: 4,6 nello 0-100 e oltre 300 km all'ora di velocità massima. 4,6 non è niente male per una vettura che pesa quasi 2 tonnellate in ordine di marcia, una vettura lunga quasi 5 metri, 4,90 m. Ovviamente non è questa il tipo di vettura su cui vi mettete a fare lo 0-100, tuttavia con un motore del genere la macchina va molto forte. Mi ha impressionato soprattutto alle alte velocità, quindi quando siete a una velocità 130-140, diciamo velocità un filo oltre il codice, non vi sto dicendo di farlo, ho provato una volta, e schiacciate, cavolo, la macchina sale velocemente, cioè arrivate a velocità importanti in un attimo. Quindi quando il peso della vettura non è più, diciamo, una sorta di ancora rispetto alle prestazioni, la macchina sale su, che è un piacere. Infatti ha un allungo meraviglioso e è inutile dirvi che andare su a cercare la linea rossa su un motore di questo genere aspirato V8 è una libidine. Le marce sono molto lunghe, in quanto abbiamo un cambio ZF automatico a 6 rapporti. Cambio che nell'utilizzo normale, quotidiano, tranquillo, fa il suo. Cambio che fa andare la macchina in modo molto omogeneo, non è mai brusca,
nel mettere dentro le marce, quando invece lo mettete, attivate la modalità sport, mettete il cambio in manuale, devo dire che il cambio non è affatto male. Mi aspettavo un cambio più lento, un po' più meccanico, che fosse meno intuitivo, invece vi assicuro che soprattutto quando vado a interagire con i paddle al volante, la cambiata non è affatto male. Sinceramente, su una Gran Turismo non mi aspettavo un cambio così veloce, invece il cambio devo dire che mi piace. Non abbiamo uno sterzo elettronico, ma abbiamo uno sterzo idraulico. Sterzo abbastanza pesante, non lo sentite mai leggero, nemmeno quando mettete la macchina in normal. Però ci sta, secondo me è uno sterzo che si addice al tipo di vettura, in quanto vi fa sentire il peso della macchina, e io preferisco sempre uno sterzo un po' più pesante rispetto a uno sterzo troppo leggero, soprattutto su un'auto del genere. Vi fa sentire la consistenza della macchina, ed essendo così pesante, secondo me gli dà quella precisione in più che serve quando andate a impostare le curve. Infatti, quando siete in percorrenza di curva, avendo uno sterzo con questo tipo di carico, dovete muoverlo proprio poco per andare a trovare il giusto angolo per scegliere la traiettoria che preferite nella curva che state percorrendo. I freni, anche qui si sente che sono stati pensati per un'auto che vuole sia portarvi, accompagnarvi in dei lunghi viaggi, ma che allo stesso modo è un'auto con 460 cavalli che raggiunge un certo tipo di velocità, e quindi magari vi trovate a dover staccare ad una curva andando a premere sul pedale del freno con una certa decisione. Dunque, abbiamo un freno che se lo sfiorate non vi dà una risposta decisa, importante, quindi non avete un'inchiodata, un sobbalzo ogni volta che andate a sfiorare il freno, e quindi secondo me questo è giustissimo per il tipo di vettura, che non è una super sportiva, non è una supercar, ma è una Gran Turismo. Invece, se voi volete richiedere più potenza frenante alla macchina, allora affondate bene il pedale sul freno e là avrete quel tipo di frenata che cercate, che vi permette di arrestare la vettura in pochi metri. L'assetto è la cosa che più vi ricorda che state guidando una vettura pensata appunto per i lunghi viaggi, una vettura che, come dice il nome, è una Gran Turismo. Infatti l'assetto non è affatto duro, è forse la cosa, diciamo, meno sportiveggiante della vettura, in quanto è un assetto molto morbido. Quando provate a muovere la macchina più velocemente tra le curve, quindi magari provate a sentire gli spostamenti di carico, allora lì sentite l'assetto bello morbido, in quanto si percepiscono un po' di beccheggio e rollio. Sono degli spostamenti prevedibili alla quale ci si abitua, quindi che uno poi, quando capisce come si comporta la macchina, sa già che avrà quel tipo di comportamento dinamico quando va magari a essere un po' più brusco con lo sterzo in dei tratti un po' più serpeggianti della strada. Parliamo adesso del nome Gran Turismo. Diciamo che la macchina si merita perfettamente questo nome, in quanto l'ho trovata eccezionale nei lunghi viaggi. Uno, perché è comodissima. Il sedile, la posizione di guida che si regola elettronicamente, si trova perfettamente la posizione che più calza a pennello per voi, anche con il volante che si regola elettronicamente. E sono rimasto molto sorpreso da quanto si accomoda anche per i posti dietro. Infatti ho portato degli amici, delle amiche che sono saliti dietro, e tutti sono rimasti veramente impressionati da quanto è comodo stare anche dietro, perché uno magari, vedendo la forma comunque sportiva dell'auto, non si immagina che ci sia così tanto spazio dietro. Invece ci si viaggia in quattro alla grande, e questo diciamo che è un punto di forza della vettura, in quanto i quattro posti sono quattro posti veri. La verità è che si potrebbe andare avanti in eterno a parlare di quest'auto, ma decido di concludere questo video dicendovi che le emozioni che ho provato in queste due settimane di prova rimarranno con me per sempre, come il fantastico ricordo del sound del suo vuoto aspirato. Ragazzi, siamo giunti al termine di questo video. Come potete aver capito, a me la macchina è piaciuta incredibilmente sotto ogni suo aspetto, e sono
davvero grato a Maserati di avermi dato in prova questa vettura che rimarrà nel mio cuore. Vi invito come al solito a mettere mi piace, a commentare sotto il video cosa ne pensate e quali altre auto vorreste vedere sul canale e ovviamente a iscrivervi al canale Just Drive. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!